Buongiorno a tutti, sono Andrea Besuschio, il mio piacere è quello di fare il pasticcere. Siamo ad Abbiategrasso, la mia famiglia storicamente ha sempre fatto questo lavoro dal 1845, quindi prima dell'Unità d'Italia. Siamo qui per farvi vedere la lavorazione del pandoro. Vi presenterei mio figlio che è con noi oramai da 5 anni. Ogni giorno insieme a Giacomo cerco di trasmettere il mio sapere e quello che mi è stato trasmesso comunque da mio padre. L'incarico importante che ho dato a lui è quello del mantenimento del lievito madre e quindi dei grandi lievitati che la famiglia ha sempre fatto da lunga storia. Ciao a tutti, sono Giacomo Besuschio e rappresento la sesta generazione della famiglia di pasticceri della pasticceria Besuschio. Parlando di pandoro, per forza di cose bisogna parlare di lievito madre. Il lievito madre è il fulcro di questo prodotto. Per realizzare il pandoro sono necessari 4 rinfreschi del lievito madre, quindi bisogna partire un giorno prima rispetto agli impasti. Ogni rinfresco prevede l'aggiunta di acqua e farina al lievito madre di partenza. E dopo 3-3 ore e mezza di lievitazione, quindi dopo che il nostro lievito triplica, passiamo a una fase successiva. Quindi, realizzati questi 4 rinfreschi, si parte con l'impastamento, quindi il primo impasto. In questo caso abbiamo 4 ingredienti che sono la farina, le uova, il lievito madre appunto e il burro. Si inizia aggiungendo nella planetaria o comunque nella macchina che abbiamo a disposizione con la farina, si aggiunge il lievito madre e le uova e si fa impastare, si fa incordare la massa finché otteniamo una buona maglia glutinica. Dopo all'incirca 15 minuti si procede poi all'aggiunta del burro. E il nostro impasto è pronto per essere messo in camera di lievitazione per all'incirca 2 o 3 ore, in funzione sempre della temperatura e della forza del nostro lievito madre, e lo si lascia raddoppiare. Completato la lievitazione del primo impasto, si può procedere con il secondo. In questo caso si prende la massa impastata nella prima fase, che deve aver raddoppiato appunto in volume, e si aggiunge la farina e una piccola parte di uova. E come si è fatto nella fase iniziale, la si lascia incordare per almeno 10-15 minuti, quindi sempre il tempo necessario per far formare la maglia glutinica. A questo punto si può aggiungere lo zucchero con un'altra piccola parte di uova e la si lascia impastare per altri 5 minuti, il tempo che lo zucchero venga assorbito e si riottiene la struttura elastica e omogenea che avevamo in precedenza. Per i nostri lievitati utilizziamo sempre lo zucchero vagliato fino in fondo. È uno zucchero estremamente fine che permette di velocizzare le tempistiche di impasto, evitando di conseguenza lo stressamento della maglia glutinica e il surriscaldamento della pasta. Si conclude poi con l'ultima parte di burro e si lascia incordare per altri 5 minuti.
A questo punto la pasta è pronta e si può procedere con la creazione della spia, quindi 500 grammi che saranno sempre il nostro indicatore di crescita in volume della pasta, e si mette tutto a lievitare sempre a 28 gradi per almeno 2 o 3 ore con un'umidità dell'80%. E prima di procedere con il terzo impasto, dobbiamo ricordarci di creare la nostra biga, quindi un piccolo impasto di acqua, farina, zucchero e lievito di birra. Questo sarà il nostro aiuto per l'impasto, quindi una piccola spinta in più di lievito per realizzare il nostro pandoro. Per preparare la biga dobbiamo procedere all'impastamento un'oretta circa prima dell'arrivo a volume del nostro primo impasto. Un aspetto molto fondamentale del pandoro è la ricchezza in burro. E prima di procedere con il terzo impasto, dobbiamo sempre ricordarci di preparare qualche ora prima l'emulsione. L'emulsione non è altro che l'unione di burro, bacche di vaniglia, quindi i nostri grani di vaniglia, il rum per dare un po' di aromaticità, burro di cacao. Quello che dobbiamo fare è inserire tutti questi ingredienti all'interno di una planetaria e lavorarli fino a ottenere una massa omogenea. Successivamente bisogna ricordarsi di mettere l'emulsione in frigorifero in modo tale che i grassi possano cristallizzare. Occorre impellicolare il burro, onde evitare l'assorbimento di possibili odori non desiderati da parte del frigorifero, e lasciamo cristallizzare l'emulsione per qualche ora in frigorifero prima di poterlo utilizzare per il terzo impasto. A questo punto iniziamo preparando gli stampi che ci serviranno poi per mettere a lievitare i nostri pandori. Il secondo impasto è pronto e possiamo procedere con il terzo impastamento. Inseriamo all'interno della macchina la pasta lievitata, la farina e una parte delle uova. Lasciamo impastare per altri 10-15 minuti fino a ottenere la maglia glutinica e una buona struttura della pasta. A questo punto aggiungiamo il nostro zucchero 100% italiano e l'altra parte delle uova. E lasciamo impastare per altri 5 minuti. Una volta che la massa è omogenea, possiamo aggiungere l'emulsione preparata in precedenza. Bisogna sempre ricordarsi di aggiungere l'emulsione in più momenti, perché, come detto in precedenza, il pandoro è molto ricco in burro e il burro potrebbe slegare la nostra massa. Una volta aggiunta l'emulsione e tutti gli ingredienti, la pasta è pronta e la lasciamo riposare 10 minuti in macchina. Siamo pronti per spezzare i pandori del peso necessario. Li mettiamo all'interno degli stampi e li poniamo a lievitare per almeno 12-14 ore a una umidità dell'80% e una temperatura tra i 25 e i 28 gradi centigradi. Finalmente sono passate le ore necessarie di lievitazione, i nostri pandori sono pronti per essere cotti. Un accorgimento che è sempre quello di bucare i nostri pandori prima della cottura, in modo tale da lasciar sfogare
i gas all'interno e avere una cottura, lievitazione e crescita omogenea all'interno del forno. Fatto questo processo, possiamo infornare i nostri pandori. La cottura per una pezzatura da 1 kg è di circa 50 minuti, 55, a una temperatura di 160 gradi, valvola chiusa. Per pezzature inferiori o superiori bisogna adeguarsi in funzione del forno e del prodotto che vogliamo ottenere. Prima di sfornare i pandori, preferiamo sempre controllare la temperatura al cuore dei nostri prodotti. Noi arriviamo a una temperatura di circa 95 gradi centigradi. Raggiunta questa temperatura, i pandori possono essere sfornati. Prima di toglierli dallo stampo, preferiamo lasciarli riposare qualche minuto a temperatura ambiente e poi procedere con questa fase. Una volta tolti dallo stampo, i pandori devono sfogare, quindi devono perdere tutta l'umidità contenuta all'interno della massa per all'incirca 12 ore a temperatura ambiente, prima di poter essere confezionati e per forza di cose poi degustati con dello zucchero a velo. Un altro consiglio che posso darvi è di lasciar sfogare i pandori su delle griglie, così da avere una maggiore aerazione, quindi un maggiore passaggio di aria e velocizzare questo processo. Come tradizione vuole, il pandoro deve essere degustato con dello zucchero, in questo caso dello zucchero a velo impalpabile, e sta a gusto di chi lo va a consumare, spolverarlo o a mano o agitare in maniera molto energica il sacchetto con lo zucchero a velo all'interno. Non vi resta che degustarlo e, se lo gradite, anche accompagnarlo con una crema. Ci sono alcuni lavori in pasticceria che, nonostante le macchine di cui ci possiamo dotare, non si possono fare da soli, e per questo bisogna sempre chiedere aiuto a qualcuno. In questo caso, essendo il nostro un lavoro che si tramanda di generazione in generazione, ed essendo il panettone e il pandoro due prodotti della tradizione e che vengono consumati soprattutto nel periodo delle festività, lo spezzare e il pirlare questi prodotti in famiglia è sempre un momento magico. Il poter condividere questi momenti in famiglia, in particolar modo con mio padre, mi rendo conto i sacrifici che ci sono alla base di questo mestiere, i sacrifici che sono stati fatti dai nostri genitori, dai nostri familiari, da chi è venuto prima di noi per avere tutto questo. Il più grande ringraziamento che posso fare a mio padre e a chi è venuto prima è grazie per aver saputo trasmettere, dopo 5 generazioni, in questo caso io la sesta, tutto questo senza aver mai perso quello che era il nostro focus, la nostra strada, e spero un giorno di poterlo trasmettere a chi verrà dopo di me e che possa essere trasmesso ancora per tante altre generazioni. Un saluto agli amici di Italia Squisita, questa è la prima volta, ma spero ce ne saranno tante altre ancora. Un saluto a tutti e un abbraccio. Bene, vi abbiamo fatto vedere il nostro golosissimo pandoro. Un saluto dalla famiglia Besuschio e vi aspetto a braccia aperte nella nostra bellissima pasticceria.